21 anni fa vedeva la luce la prima Vitara e possiamo affermare senza ombra di dubbio che si tratta di uno dei primi veri SUV della storia. Siamo arrivati alla quarta generazione e quest'auto ha fatto il pieno di tecnologia, tanta tecnologia, soprattutto per la sicurezza, ma non solo. Sotto questo cofano c'è un brillante tre cilindri di soli 1000 cm cubi, capace di 112 cavalli, che spinge come una bestia, consuma poco e ti fa risparmiare bollo ed assicurazione. Quest'ultimo aggiornamento della Vitara, che come potete vedere abbiamo stressato a dovere, guadagna un look impreziosito da alcuni inserti cromati sul cofano e dietro arrivano dei nuovi fari a LED con una firma luminosa che possiamo definire tridimensionale. Aggiornati anche gli interni, soprattutto arriva un nuovo schermino da 4.2 pollici posizionato tra i due elementi circolari della strumentazione che manda informazioni ben visibili al guidatore. La dotazione è davvero da prima della classe, tutti gli allestimenti di serie montano i sedili riscaldati, lo schermo LCD da 7 pollici con telecamera per il parcheggio, un sistema di infotainment compatibile con Apple Android ed il climatizzatore automatico. Per quanto riguarda i sistemi ADAS della sicurezza, anche questi sono di serie su quasi tutti gli allestimenti. Il termine ADAS racchiude tutti quei dispositivi di guida semi-autonoma che ti salvano la pelle se sei un po' stanco o distratto e che in Suzuki Vitara abbondano. Quest'auto, grazie al connubio tra un radar laser, telecamere e sensori vari, crea una vera e propria gabbia di sicurezza che la circonda, che ti avvisa se ti avvicini troppo ad una macchina evitando tamponamenti, vede i pedoni che attraversano la strada, li identifica e, se necessario, attiva la frenata automatica d'emergenza, vede le macchine che arrivano da dietro e ti avvisa illuminando gli specchietti laterali, legge i cartelli stradali con i limiti di velocità e te li proietta sul display, e ti aiuta anche in uscita dai parcheggi e non soltanto con la telecamera posteriore che è di serie, ma vedendo le macchine che arrivano da dietro, segnalandotele, evitando così fastidiosi tamponamenti. Estremamente sofisticato il sistema All Grip che gestisce la trazione integrale e consente di settare l'auto su varie modalità di funzionamento. Su strada si può andare in auto, che sarebbe normal, o sport, che dà un po' più di pepe alla guida. In fuoristrada invece c'è la funzione snow, per fondi a scarsa aderenza, neve e fango per intenderci. E in più, per i tracciati veramente tosti, c'è il lock, che manda la trazione in gran parte alle ruote posteriori e si disattiva da solo dopo i 60 km orari. La Vitara è dotata anche del dispositivo che regola automaticamente la velocità in discesa. Se si imboccano pendenze particolarmente rigide o sdrucciolevoli, attiva automaticamente il controllo della velocità attraverso il pinzaggio dei freni e regola tutto da sola, basta schiacciare il pulsante e non ci sono problemi. La Suzuki Vitara è un SUV di taglia media, lungo poco più di 4 metri, quindi se la cava benissimo anche nei nostri super affollati agglomerati urbani, ma ha un bagagliaio piuttosto capiente che va dai 375 agli oltre 1100 litri. La nostra versione poi ha anche la trazione integrale.
I prezzi della nuova Vitara partono da circa 20.000 euro, ma questa qui è una Star View, un top di gamma, con dentro ogni ben di Dio, tecnologico e non. C'è un bel tettone in cristallo apribile, ci sono i proiettori anteriori a LED ed il navigatore satellitare. E per avere questa ci vogliono 26.600 euro.